ragazze, quanto ne abbiamo? 4, 5, non lo so. Comunque, io sto così. Ho il giubbottino perché sono scesa a comprare delle cosine che vi volevo fare vedere, ovviamente, volevo condividere con voi. Era da un po' che non facevo acquisti, infatti ve l'avevo detto qualche video fa, mi mangiavano le manine. Ma ragazze, sono andata a comprare per i miei figli. Un genitore, solitamente, diciamo, quello che fa. Usciamo per dare un'occhiata e poi prendiamo tutto per i bambini. Io sono tornata senza niente completamente, non ho preso niente per me, tutto per loro, anche perché erano cose che gli servivano, non vado a prendere cose inutili, lo sapete. Cosa diciamo di questo periodo? Ecco, per questo periodo. Per prima cosa comincio con quelli di Piazza Italia, non si può comprare più niente, lo sottolineo sempre. Comunque, ho preso a Gabri questa bella maglietta, questa è con cotone, con Capitan America. Ormai lui è nell'età che gli piacciono queste magliette, comunque con le stampe dei supereroi, diciamo che non vuole più proprio cose da bambino, ecco. Questa qua, il rosso a lui dona tantissimo, vi faccio vedere velocemente. Poi ho preso una felpa completamente anonima, pagata tra le altre cose 17 euro, perché mi serviva una felpa con la cerniera davanti. Queste qua sono versatilissime, lo sapete, anche per noi adulti, perché magari ti metti smanicata, perché ancora qui c'è un caldo da morire, come avete potuto capire, siamo a novembre, ti metti le maniche corte e ti metti la felpa sopra. Ragazza, non c'era altro da Piazza Italia, altre felpe bruttissime, cioè non mi piacevano, di questa con la zip, con stampe brutte, quindi ho preferito la felpa anonima, meglio così, questa qua proprio nera, così semplicissima. Ha solamente una scritta piccolina qua. C'è scritto New York. Vabbè, ma mi serviva. Poi andiamo avanti sempre con Gabri. Io ho preso un bel paio di jeans. Questi qua li deve provare perché se non gli stanno, io ho preso ragazze a una 8-9 anni e lui a 6 anni. Ma non è solamente il fatto che è un po' rotondo, è alto, è possente mio figlio, lo vedete? È anche l'altezza. E quindi devo prendere le taglie più grandi. È proprio un jeans di quelli chiari, mi piace tantissimo, proprio da grande. Ecco, immaginatelo, guardate, c'è anche la parte sbiadita, proprio da grande. Di questi qua non ne ho mai avuti. Tipo questo qua, con ad esempio la felpa che io ho preso di Spider-Man, deve sembrare un ragazzone. Questa qua è bellissima, ragazzi, la felpina di Spider-Man. Questa qua pagata 23 euro. Ma perché vai a pagare Spider-Man? Mortacci suoi. Vai a pagare Spider-Man, però è bella, ragazza. È bella, bella. Questa è costata un po' di più delle altre. Il jeans mi piace tantissimo. Comunque, anche se dovessi andare a cambiarlo, lo cambio di misura, non cambio il modello. Poi vi ho preso un'altra felpa, sempre quelle chiuse, perché ve l'ho detto con la cerniera solamente una. Questa qua, con questa scritta così, in grigio. E poi mi sa che per Gabriele è finito il reparto Piazza Italia. Ho preso per Giuliana. Stavolta ho preso di più per Gabriele perché ultimamente avevo preso per Giuliana, non so se ve l'avevo fatti vedere, ma per Gabriele non avevo preso. Ora vi faccio ridere, noi abbiamo i problemi inversi praticamente. Gabriele è più rotondo, quindi comunque prendo le maglie un po' più lunghe per farlo sembrare più magro. Giuliana è magrissima. Pelle e ossa, pelle e ossa. Avete presente Olivia di Braccio di Ferro? Io la chiamo Olivia perché è magra e alta, le gambe lunghissime. Quindi con Giuliana facciamo il contrario. Invece dei leggings, che praticamente le fasciano le gambette, quindi sembra ancora più magra, cioè non è che sembra, è realmente così praticamente. Io sono andata a prendere i pantaloni da tuta perché l'altra volta ne avevo preso per una Piazza Italia e ho notato che la tuta la fa sembrare più rotonda e quindi sta più carina la bambina, cioè le sta meglio addosso del leggings. Quindi sono andata a prendere il pantalone di tuta. Questo qua, ragazzi, è carinissimo, ve lo volevo far vedere. C'erano anche le taglie più grandi perché ha figli più grandi con Snoopy, con lo skateboard in rosa. Ed è carinissimo, con l'accetto da, non c'è l'accetto davanti, però c'è l'elastico in vita. E il polsino sotto, 13 euro questo qua. E quindi niente, a Giuliana mettiamo le tute per farla sembrare un po' più grassottella, a Gabriele mettiamo le magliette più lunghe per farlo sembrare più magro. Questa, la vita. Poi,
Con questa qua devo andare a fare la direttrice alla banca mia figlia, non lo so che devo andare a fare. Comunque, raga, mi è piaciuta da morire. È proprio il tipico modello da donna adulta in versione mini. Mi è piaciuto tantissimo, guardate che carino. Per la domenica, ovviamente. Se c'è qualche occasione, comunque per la domenica. Questo qua poi l'ho pagato poco tra le altre cose, cioè rispetto alle altre cose questo qua l'ho pagato poco, 14,99 perché ve l'ho detto, andiamo a pagare Snoopy, andiamo a pagare Spider-Man, ma magari un abitino così carino, non andiamo a pagare quanto paghiamo le felpe con le stampe. E poi ho preso questo maglioncino che ve l'avvicino, vedete come brilla? È un pesca chiarissimo. E brilla, io non so se sta rendendo, se riuscite, sì, credo di sì. Ed è così, con la manica, con l'arricciatura qua sulle spalle. Questo qua, finito capitolo Piazza Italia, andrò ad abbinarlo con una gonnellina che ho preso al mercato, perché ho fatto un giro al mercato e un giro da Piazza Italia. Perché ragazzi, bisogna sapersi giostrare, perché oggigiorno altrimenti non si arriva da nessuna parte, a meno che non siamo impiegati alla regione, abbiamo un mare di soldi. Abbinato questo maglioncino, lo faccio vedere così, con questa qua. Olè, guardate che bella. L'abbinamento è questo, raga. Mi alzo, mamma mia, che rumore. Vedete, maglioncino pesca e gonnellina nera, che vi faccio vedere più da vicino. Vedete il nastrino qua di raso e poi è tutta volà. Ci voleva, ragazze, ci volevano queste cosine un po' più elegantucce. E poi, sempre per Giuliana, ah ok, avevo dimenticato una cosa di Piazza Italia, ma niente di che, ragazze, è un leggings, semplicissimo leggings, anche lui che brilla un po' col dorato, rosa e dorato, con i pallini dorati. Questo qua, quasi basic, se non fosse per i pallini dorati, pagato comunque 8 euro. Prima i leggings ce li diamo in tasca a 3-4 euro, adesso li paghiamo 8 euro. Comunque, anche questo era di Piazza Italia. Poi, sempre al mercato, questo qua per Gabri, gli serviva il pigiama e sono contentissima di aver trovato questo qua con la stampa, perché ve l'ho detto, lui per il momento gli piacciono queste cose, ecco, è cresciuto il bambino. E quindi, Topolino e Paperino Disney, questo qua in grigio, l'ho preso una misura in più, è il pantalone, ragazzi. Morbidissimo. L'unica cosa che mi dispiace è che non ha l'elastico sotto, perché loro hanno il vizio di camminare con le calze e magari se è lungo poi gli va sotto i piedi, però magari al limite facciamo una svoltina, ma non penso sia lungo, ragazze, perché Gabriele è gigante, credetemi. E questo qua al mercato. Poi, sempre al mercato, svuota vestiti qua, svuota vestiti si chiama, non lo so come si chiama. Gli slip a Gabri. Ho preso 6 paia di slip. Questi qua, ragazzi, si rinnovano sempre, soprattutto perché i bambini vanno crescendo, magari l'elastico tira perché appunto crescono. E poi comunque lavando ad alta temperatura le mutandine, si capisce bene che poi sono sfruttate. E nessuna marca, ragazze. Questa qua. Anzi, ci sono i disegnini, vedete? Questo qua con i disegnini, questo qua con le righe. Tre paia di calze antiscivolo che servono a Giuliana, perché queste le mette per andare al nido e le ho prese tutte uguali, così se si spaiano non si spaiano. Cioè, nel senso, se dovessero spaiarsi, c'hanno tanti di quei compagni con cui abbinarsi che siamo a posto con queste tre qua, con Minuti è questa, quella qua, quella là dei 44 gatti, chi ha bambini li conosce. Ok. E poi mi sa che ho finito, sì, questa, no, non ho finito, cioè le ultime due cosine di Giuliana, due chicche, che praticamente sono le calze, ve le faccio vedere dalla figura, vedete, i collant, quelli col fiocchetto qua, sono bellissimi, e ne ho prese due paia, uno in rosa, con l'abbino un po' con tutto, e uno in nero con l'abbino proprio con tutto, bianche ragazze non mi piacciono, so che molte alle bambine mettono bianche, queste gambe bianche non mi piacciono, e poi comunque lei ha un terremoto, un vulcano, quindi comunque si butta per terra, magari si osciama e si sporcano facilmente, mi scoccia proprio, mi scoccia prenderle in bianco, mamma mia, mi sembra che si stava togliendo, no raga, niente, è proprio così, quindi ho preso un nero e un rosa.
Adesso che siamo in tema di acquisti, eccetera, eccetera, cambiamo un attimo discorso, ma sempre comunque inerente allo spacchettamento. Perché praticamente vi ricordate Anna, e faccio anche il cognome, Anna Marchi, che mi regalò, mi ha regalato, mi regalò, se me l'ha regalato tipo tre secoli fa, mi ha regalato i copridivani che io ho già messo, è stata carinissima, io non avevo parole per ringraziarla, eccetera, eccetera, non si è fermata lì. L'altro giorno sono al Corriere. Mia madre prende il pacco perché è scesa lei con i bambini. Ma aspetti qualche pacco di qualche collaborazione? No, mamma, non aspetto niente. Anzi, vi dirò di più: ho delle collaborazioni che ancora devo finire di editare i video. Perché comunque il mio è anche un lavoro, è passione, ma anche lavoro. E devo eseguire, cioè devo portare a termine dei contratti se ce li ho. Quindi ho detto no, quindi mi è venuta la confusione, ho detto oddio, che cos'è? Ho detto io già ho tante collaborazioni da fare, ho tanto lavoro da fare, che cosa è arrivato? Io non aspettavo niente. Ed era un pacco di Anna, altri due copridivani. Ragazze, ve li faccio vedere subito perché li ho spacchettati, perché ovviamente non sapendo cos'era, non mi aspettavo che ci fossero altri due copridivani, perché lei mi aveva accennato, mi aveva detto ne ho presi due perché avevo paura che uno non arrivasse, ma io avevo capito bastoncini, perché se vi ricordate il video precedente c'erano due tipi di bastoncini per tirare la stoffa del copridivano nelle insenature del divano, c'erano quelli più lunghi e quelli più corti, io avevo capito che fossero quelli, non avevo capito che lei aveva comprato altri due copridivani. Niente, ragazzi, mi ha salvata totalmente, perché già il primo, cioè, per me è stata una cosa meravigliosa. Il secondo, ma proprio felicissima, anche perché avevo avuto anche una giornata, no? L'ho scritta anche a lei, e questo regalo mi ha ridato il sorriso. E poi così posso fare il cambio. Quando lavo quelli, metto gli altri, ve li faccio vedere subito. Aspettate, eccomi qua. Olè, questo sacchetto che ogni momento mettiamo per terra. Voilà, raga! Niente, super felice. Non voglio ripetere di nuovo tutta la tiritera dell'altra volta, che non mi sarei mai aspettato un regalo, ma è così. E quindi super lusingata e super felice. Io ti ringrazio da morire, Anna. Veramente grazie, grazie, grazie di cuore. Mi ha resa felice. E questi qua, ti dico come la penso. Quello è bellissimo. Ma questi qua mi piacciono ancora di più. È panna, è più delicato, lo so. Con i bambini soprattutto lo sporcheranno, a meno che non vado a metterci qualcosa sopra, ma è un peccato metterci qualcosa sopra e non fare vedere la bellezza. Questo qua, ragazzi, è proprio identico al colore originale del mio divano, quindi praticamente sarà come rivedere il mio divano come era all'inizio quando l'ho comprato. E sono sempre due, sempre con i bastoncini dentro, credo, vediamo, perché sì, sono qua. Quindi sempre con bastoncini dentro, ragazzi, la santa donna. Ed è uno ed è due, perché il mio divano, ve l'ho detto, sono due pezzi e quindi ci vanno due copridivani, tra cui uno con la penisola. Questo è l'altro, ragazzi. Guardate il tessuto, è bellissimo. Questa non è una collaborazione, eh? Non sto vendendo niente, non voglio che andate in nessun sito, da nessuna parte, sto solamente facendo vedere perché se lo merita e perché ci tenevo a condividerlo con voi, quello che mi ha regalato questa meravigliosa donna. E non si è fermata qui. Ragazze, io poi dici mi fate piangere, è certo che mi fate piangere. Io tra le altre cose ho avuto una giornata, no, l'ho scritto anche a lei, mi è arrivato prima questo, dopo un po', suonano di nuovo. Di nuovo la confusione, se che cos'è stavolta? Perché io vi svelo un segreto. A volte parlo con le mie colleghe, su YouTuber come me, si parla di collaborazioni, eccetera, eccetera. E gli dico infatti sempre questo. Io quando faccio i miei video sono tranquillissima, quando faccio i miei video pulizie, i miei vlog, quando si tratta di una collaborazione, diciamo che mi viene un po' di ansia. Ma non ansia, tipo nel senso che io devo rendere conto a qualcun altro di quello che sto facendo, perché mi inviano un prodotto e quindi io non è che devo pubblicizzarlo, io devo recensirlo.
quindi non è che io vi voglio vendere cose per forza o vi dico che è una cosa che fa schifo e buona. Io vi dico come la penso io, la mia personale esperienza e la mia recensione. Però comunque devo fare un tipo di video che comunque valorizzi quel prodotto, che faccia vedere come funziona e quindi comunque un po' di pressione sul collo. Quindi quando a me arrivano i pacchi nelle collaborazioni, io comincio a fare. Prima accetto, firmo il contratto e tutto, e poi quando mi arrivano magari due o tre tutte insieme, quindi ho più video da girare, da editare, di collaborazioni appunto dove devo rendere conto e ragione a qualcun altro, giustamente mi sento la pressione sul collo. Quindi quando ha suonato di nuovo il corriere, io dico: ah, chi è? Io non aspetto niente. Niente, raga, sono fatta così. Ed era sempre un pacco di Anna. Che sto rotolone. I cuscini, ragazze. Cioè, non si è fermata. È partita così come un treno. Ha fatto anche le. C'erano anche le federe dei cuscini in quello. In questo, sapete che non ho controllato se ci sono le federe dei cuscini, ma ci saranno perché è uguale. È la stessa marca. E mi ha mandato anche i cuscini, ragazze. Li apriamo insieme. Io mi sto distruggendo questo mese le unghie completamente, cioè proprio il lucido. Secondo me mi prendo a schiaffi l'estetista quando ci vado. Il lucido, soprattutto di queste due, non voglio fare gestacci. Di queste due, proprio è andato completamente. Ma sono i detersivi. Il problema è che non uso i guanti. Come mi dice sempre la mia gommarella Angela Rotolo, usa i guanti e poi quando sei vecchia, quando sei più grande, ne risentirai io, da qua mi entra, dalla mia esce, ma non è perché non vi voglio ascoltare, ma perché vado sempre di fretta e mi sento impedita con i guanti, mi sembra di andare lentamente. Comunque, c'è il sottovuoto, ragazze. Sento l'aria che sto uscendo. C'è il sottovuoto, ragazze, sono due cuscini, questo già l'avevo visto, dove io andrò a mettere le meravigliose federe che sono in pandam con i copridivani. Quindi metto quello beige che ve lo inquadro, così ve lo ricordate Okay, dalla meglio. mia visuale, questo qua è quello in beige, ve l'ho zoomato apposta. Questo qua è quello che abbiamo visto poco fa, che è più panna, proprio chiaro, proprio come vi ho detto prima, è proprio il colore, il colore del, non naturale, non si può sentire ancora, il colore originale che aveva il divano all'inizio, prima di mettere copri divani. E qua ci sono i cuscini, ragazzi. E due, ma chi è che non la vorrebbe una Anna che vi fa questi regali? Cioè, questi sono regali meravigliosi, ragazze. Cioè, Anna, questi sono regali meravigliosi, soprattutto per me che amo la casa, amo l'home decor. Quindi adesso mi cambio pure il copridivano. Quando ne lavo uno, ne metto un altro. Niente, ragazza, felicissima, felicissima. E niente, ragazze, io credo di aver pa parlato abbastanza. Qui che cosa c'ha? Non c'era nient'altro nella scatola, no. Ok, niente, vi fa vedere la Flowen, è la marca. Vi fa vedere come sta il cuscino sulla poltrona. E niente, questo vlog lo chiudo qui. Sono le 12:35, fra poco devo andare a prendere Gabriella a scuola. Avrò comunque una giornata movimentata come al solito mio per ora. Per ora io non ho giornate tranquille, assolutamente. E ci tenevo a farvi compagnia, a farvi vedere che cosa ho comprato, perché comunque non lo faccio quasi mai, quindi ho detto magari c'è chi può piacere, anche perché molte di voi mi dite che vi faccio compagnia, a parte i video pulizie dove vi motivo. Quindi niente, un grande bacione a tutti, un grande bacione in particolare ad Anna Marchi. I love you Anna, ti adoro, veramente. Niente ragazze, ci vediamo al prossimo video.